Siamo al termine della partita tra Fiorenzo-Alavise e Juve Caserta 2021. Coach, le dobbiamo chiedere un suo commento su quelli che sono stati i 40 minuti qua visti questa sera a Castellarquato. Quali sono le sue sensazioni? Allora, io sono arrivato 2 giorni fa, quindi chiaramente è stata giusto una presa di contatti con questi ragazzi e c'era bisogno di entrare io in empatia con loro. La cosa che sicuramente mi ha molto infastidito e innervosito, soprattutto dopo che si perdono tante partite di seguito, di vedere una squadra che non ha messo dentro al campo il giusto fuoco. Poi concedere 10 rimbalzi in attacco il primo tempo è una follia pura. Questo vuol dire che c'erano due squadre che avevano due atteggiamenti completamente diversi. Sicuramente Fiorenzuola aveva più voglia, ha dimostrato di voler vincere più di noi, con atteggiamento, con mentalità e con aggressività, anche a scapito a volte di errori, di cose, di qualche palla persa e qualche tiro sbagliato, però hanno dimostrato di avere una voglia in più di noi e questa è la cosa che sinceramente stasera mi ha molto 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 infastidito. Guardando chiaramente alla prossima partita che si gioca ormai tra 3 giorni, quale può essere, dato che è arrivato da poco, un suo micro obiettivo per la squadra? Cambiare l'atteggiamento, lavorare sulla mentalità, sul modo di fare. Abbiamo avuto solo degli sprazzi dove abbiamo avuto un'intensità difensiva interessante, siamo riusciti a recuperare, andare avanti e nel momento in cui siamo andati 8-9 punti, adesso non ricordo quando è stato il massimo scarto che abbiamo raggiunto, non siamo stati capaci di controllare queste cose qua. Ci siamo rialzati immediatamente, abbiamo concesso qualche contropiede, qualche tiro, ma soprattutto abbiamo subito una serie di uno contro uno incredibile, cioè, abbiamo subito troppe penetrazioni e sinceramente una squadra che ha l'intenzione di rientrare in qualche modo in questo campionato, di recuperare, non può pensare di andare a giocare fuori casa contro chiunque essa sia prendendo minimo 80 punti. Questa è la cosa che non va assolutamente bene. Grazie mille, coach, in bocca al lupo. Prego.